Giuseppe Sicurella, match winner della partita. Partiamo dal 93esimo. Cosa si prova a segnare lo Zecchini anche se senza tifosi? L'emozione è incredibile perché il primo gol con la maglia del Grosseto, poi in un derby così sentito. Vabbè, diciamo che se ci fossero stati i tifosi sarebbe stata una gioia immensa, però la gioia rimane lo stesso per questo gol importante. Avete fatto una buona gara, una partita che sembrava indirizzarsi verso lo 0-0, poi cos'è successo? Palla Galligani? E niente, siamo partiti in contropiede, abbiamo recuperato una palla al limite dell'area, siamo partiti in contropiede con palla per Moscati, ha protetto palla, l'ha data Galligani, ha saltato due, poi me l'ha appoggiata e ho calciato e l'ho messa là, abbiamo vinto la partita. Adesso vi aspettano due trasferte impegnative, mercoledì contro la Juventus e poi la Pro Sesto. Come si ricaricano le energie, come si ricaricano le energie mentali e fisiche in vista di questi due impegni? Energie mentali si ricaricano concentrandoci già sulla prossima partita. Dobbiamo azzerare ciò che di pure abbiamo fatto oggi. Ci prendiamo la vittoria di 3 punti, però dobbiamo già pensare alla Juve. Ragioniamo partita per partita e poi la Pro Sesto è domenica, quindi prima pensiamo alla Juve. A chi lo dedichiamo questo gol? Questo gol va a mia nonna che è volata in cielo in questi giorni, e poi alla mia ragazza che mi sostiene e alla mia famiglia in generale.